Salve a tutti utenti del canale Spazio Games, io sono Dottor Mirax e quest'oggi proseguiamo l'analisi delle classi per Call of Duty Black Ops 2 con il terzo episodio. Anche in questo caso andremo ad analizzare una SMG e in particolare tratteremo dell'MSMC. Che cosa dire dell'MSMC? Sicuramente l'MSMC occupa un posto di rilievo tra le SMG presenti nel gioco. Anzi, a mio parere andrebbe addirittura a occupare uno dei primi posti sul podio. Secondo me è scalzata solamente da un'altra arma che successivamente vi recensirò e mostrerò. Dunque, la MSMC presenta delle caratteristiche che la rendono diversa e unica rispetto ad altre armi, rispetto ad altre SMG in particolare, appartenendo proprio alla stessa classe. Innanzitutto il rinculo, che come abbiamo già visto nelle puntate precedenti era 0 anche per l'MP7 e molto elevato per il PDV. Il rinculo qui è molto molto ridotto, specialmente nel caso in cui voi vogliate utilizzare un'impugnatura che vi renderà l'arma assolutamente assolutamente perfetta nella linea di tiro, quindi nessun tipo di problema riscontrato, anche possiamo dire anche senza impugnatura. Certamente senza impugnatura dovete sparare più che altro a raffiche per evitare un leggerissimo rinculo verso l'alto, ma tenderà comunque a stabilizzarsi da solo. Una cosa molto buona anche è la versatilità dell'arma, che comunque si presenta uguale un po' per tutte le SMG, per comunque tutte le SMG presentano la propria versatilità e rapidità nel movimento e nell'utilizzo. Infatti vi sconsiglio l'utilizzo di un calcio regolabile che vi permetta di aumentare il movimento mentre mirate, perché comunque già le SMG sono molto versatili e mobili di loro, non serve utilizzare anche un calcio regolabile. Una caratteristica che secondo me, diciamo, penalizza un pochino l'MSMC è la presenza di caricatori che non rispecchiano perfettamente le aspettative, cioè io pensavo che magari per l'MSMC ci fossero stati caricatori leggermente più grandi. 30 colpi secondo me riducono leggermente, diciamo, il complesso dell'arma, mi sarei aspettato comunque caricatori un po' più grandi, ma nonostante questo comunque il problema si può facilmente ovviare aggiungendo un caricatore modificato che aumenterà nettamente la capienza per i vostri colpi. La mappa, non vi ho spiegato il gameplay di sottofondo, è in questo caso un dominio su Vertigo, quindi su una mappa rilasciata nell'ultimo DLC Uprising. Scusatemi se non ve l'ho detto immediatamente. Ovviamente per tutte le SMG, come anche in questo caso per MSMC, e purtroppo questa caratteristica l'ho continuata e la continuerò a ripetere, è la connessione. Dunque, la connessione gioca assolutamente un ruolo importante, perché comunque anche con un'arma così potente, i colpi, dipendenti proprio dalla connessione richiesti, possono essere anche molti. Nel complesso, comunque, l'arma è decisamente positiva ed è una caratteristica importante, è che viene utilizzata molto anche all'interno delle partite di Decerto, quindi nelle partite di competitive. Devo utilizzare quest'arma specialmente in mappe che presentano un'ambivalenza di spazi, quindi magari trattandosi sia di spazi aperti che spazi chiusi, come in un hijacked, oppure anche come una mappa come Nuketown, quindi comunque spazi molto molto piccoli. Oppure possiamo anche trovare una mappa come Raid, dove c'è alternanza spazi piccoli e spazi grandi. Vi ho messo anche Turbine perché la mappa presenta sulle parti laterali dei corridoi non molto lunghi, comunque presenti degli ostacoli. Questi ostacoli possono comunque favorire leggermente l'utilizzo dell'arma rispetto alla zona centrale. La zona centrale sappiamo che ci sono molti spazi stretti, quindi che possono leggermente limitare l'utilizzo, e spazi più che stretti comunque anche molto lunghi, quindi che magari possono, diciamo, essere negativi per il fatto della precisione nelle lunghe distanze. Comunque vi consiglio, le mappe comunque vanno bene tutte, perché come ho già spiegato per le SMG vanno bene tutte le mappe. Allora, con che classe utilizzare quest'arma? Sicuramente in una classe con una estrazione rapida e canna lunga per poter migliorare la precisione dalla distanza e nel contempo mirare anche più velocemente. Oppure possiamo utilizzarla anche in questo caso con un'estrazione rapida o caricatore rapido. Al posto del caricatore rapido posso anche consigliarvi un caricatore aumentato o anche un'impugnatura. Quindi o per aumentare il numero di colpi, il range di colpi, o per aumentare la precisione anche dalle lunghe distanze. Ne ho viste molto poche, ma ci sono anche moltissime MSMC che utilizzano i mirino reflex per aumentare la precisione, anche se secondo me
L'arma, così come è strutturata col suo mirino metallico, va comunque bene, con eventualmente un'impugnatura. Quindi, riassumendo, cosa dire di buono dell'MSMC? È estremamente precisa, estremamente versatile e se voi utilizzerete un accessorio, quale per esempio impugnatura, il rinculo sarà veramente sparito, vi permetterà di uccidere nemici anche a distanze molto elevate, certo non lunghissime, ma comunque anche considerevoli. Bene, con questo si conclude questo terzo episodio, spero che il video vi sia piaciuto. Nel caso in cui lo sia, fatemelo sapere con un like o un commento. Soprattutto vi chiedo di essere per questo episodio leggermente più interattivi rispetto alle altre volte, chiedendovi e facendomi sapere così nei commenti quale arma vorreste che io recensisca come il prossimo episodio. Quindi, con questo si conclude questo terzo episodio. Un ringraziamento al dottor Mirax per aver visto questo video. Ricordate di iscrivervi al canale Spazio Games e noi ci vediamo presto con il quarto episodio.